Ciao amici, buone feste, buon Natale, buon tutto! Beh, quest'anno gli auguri sono più virtuali che mai, perché anche volendo non ci si può incontrare, non ci si può abbracciare. Questa mattina quando mi sono alzata stavo pensando qualcosa di originale per farvi gli auguri, ma devo dire che la situazione là fuori è così assurda che sono quasi in imbarazzo. Se sei leggero, sembri superficiale nei confronti di chi soffre. Se sei profondo, porti pesantezza a chi sta bene. Quest'anno è proprio difficile accontentare tutti. In ogni caso, siccome la salute naturale è da sempre la mia grande passione e questo 2020 ha riportato in auge l'argomento, non posso che augurarvi di stare bene, di riscoprire il piacere di avere cura di voi e soprattutto di coccolarvi un po' di più. Anzi, sapete cosa vi auguro? Ecco il mio augurio, di portare il sano egoismo a un livello superiore, diciamo così. Non ritagliatevi più solo ogni tanto un momentino di relax, ma decidete piuttosto di trascorrere tutte queste feste come una lunga pausa piena di coccole, di momenti di benessere soffice, perché la cosa più sana da fare quest'anno è proprio ricentrarsi, ricaricarsi, rigenerarsi, resettarsi. Questo 2020, che non vediamo tutti l'ora che finisca, ci ha comunque portato l'occasione di ripensare alla nostra vita, di ripensare e di individuare veramente le cose importanti. Certo in un modo un po' turbolento, ma come dico sempre, ogni cosa ha il suo rovescio della medaglia. Quindi una situazione così dura sicuramente ha qualcosa da darci di buono, bisogna solo guardarla con gli occhi giusti. Per esempio, ci chiede di restare molto concentrati sul momento presente, di non abbassare mai la guardia, di prestare attenzione, di rimanere svegli, quindi consapevoli, questo è positivo, attenti ai veri bisogni e ai veri valori. Insomma, siamo diventati tutti un po' essenziali, non è una brutta cosa. In queste feste, quindi, dedichiamoci del tempo di qualità, con lentezza, con gentilezza, con buon senso, con affetto verso noi stessi e verso i nostri cari, anche se siamo distanti, anche a distanza. A questo proposito stavo proprio pensando come le parole abbiano un potere immenso. Ne bastano poche per trasformare la giornata di una persona che magari è sola, non può festeggiare in compagnia quest'anno, dal grigio cupo all'azzurro cielo, anche solo via telefono. Non trascuriamo nessuno. Aiutiamoci a tenere alto lo stato d'animo, il nostro e quello di chi conosciamo, delle persone a cui vogliamo bene. Ma io in questi giorni voglio finire di leggere alcuni libri che non ho ancora avuto il tempo di leggere, di finire. E soprattutto voglio finire di scrivere il mio libro di racconti, raccontini autobiografici che pubblicherò nel 2021. E questo è il mio modo di dedicarmi del tempo di qualità. Insomma, dopo un anno così complicato e con la complicazione ancora in corso, il mio migliore augurio è di vivere nella salute e nella consapevolezza giorno dopo giorno dopo giorno. Ho parlato dei valori essenziali, importantissimi, ma fate in modo che non sia come per quella vignetta di Mafalda la contestataria che mi ha mandato questa mattina mio fratello su WhatsApp. Ve la condivido. Eh sì, nelle feste di Natale si riscoprono i nostri valori più alti, colesterolo, trigliceridi, glicemia. Mi raccomando, vi abbraccio ancora fortissimamente e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E auguri anche da noi! Buon Natale, buone feste, buon tutto! Ciao!